Dottoressa Adriana Visonà, direttore Angiologia, ospedale di Castelfranco Veneto e past president della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, past president anche della European Society of Vascular Medicine. Ecco, a che punto siamo nel vostro settore per quanto riguarda l'innovazione e la salute? L'innovazione e la salute ovviamente rappresentano una delle nostre priorità, ehm, pensando al malato vascolare a, a tutto tondo. E in particolare l'esperienza della ricerca clinica è stato sempre un uh, punto uh, molto rilevante ai fini dello sviluppo anche di una miglior assistenza uh, del paziente vascolare. In particolare abbiamo uh, avuto uh, possibilità di uh, ricerca nell'ambito del trombemolismo venoso e delle arteriopatie periferiche che rappresentano un marker importante di eh, mortalità cardiovascolare e quindi tutte le azioni di eh, ricerca, eh, anche multicentrica, coinvolgendosi più regioni e anche più paesi europei con l'esperienza europea, è stata una nostra priorità. La costruzione di linee guida e di percorsi diagnostico-terapeutici sicuramente è stato anche un nostro obiettivo collegato a quella che è anche la ricerca da promotori no profit e anche la ricerca da profit ovviamente. Ecco, al quinto congresso di FADOI si è evidenziato proprio come dentro la ricerca ci sia la persona prima di tutto. E questo è anche l'ambito in cui vi siete mossi, anche a livello europeo? Eh, assolutamente sì, eh, la centralità del paziente è sempre stata un obiettivo importante che ha coagulato le esperienze diverse nell'ambito vascolare, per cui anche come società noi siamo la parte medica della medicina vascolare, abbiamo sempre cercato di lavorare sia a livello di ricerca che di assistenza clinica in collaborazione con la chirurgia vascolare per esempio e anche con altre società. Prova ne è anche la mia collaborazione con Fadoi, che è una cosa a cui teniamo molto. Molto, sia io personalmente che come società, perché questo della ricerca eh, è un argomento assolutamente eh, pregnante per la qualità di tutto il nostro lavoro.